Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo subito parlare di un'operazione in chiusura di mercato. Lo riporta Fabrizio Romano, lo riporta praticamente chiunque, praticamente perché nel momento in cui io sto girando, praticamente è in chiusura l'operazione fra la Roma e Hausen. Quindi sapete bene che Hausen, il nostro difensore centrale talentuosissimo che abbiamo in squadra, doveva andare in prestito. Avevamo deciso di mandarlo in prestito e avevamo deciso di mandarlo in prestito al Frosinone, sapete bene, e purtroppo questo ragazzo si è impuntato. A un certo punto ha deciso di lasciare ovviamente la Juventus in prestito fino a giugno e andare ovviamente alla Roma. Vi spiego un pochino cosa è successo nell'affare, perché negli ultimi giorni ci sono state e tante novità. Noi dobbiamo tornare a parlare ogni tanto di mercato perché, ripeto, il mercato è aperto, ci sono tante operazioni in corso, quindi bisogna andare ad esplorare quali sono le possibilità. E voglio raccontarvi un pochino cosa è successo con Hausen, perché ci sono veramente un sacco di cose da dire, ragazzi. Quindi mi raccomando, a questa situazione, che cosa però voi dovete andare a fare in questo momento? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, solito like, solita campanellina sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, è veramente importante, perché se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei vari social. Here we go. Roma ha fatto firmare il talentuosissimo difensore centrale Dino Hausen in prestito dalla Juventus. Questo scrive Fabrizio Romano. Hausen viaggerà oggi per le visite mediche, per la firma sul contratto. Il prestito è valido fino a giugno e poi tornerà alla Juventus. Questo giocatore, tra l'altro, annuncia Fabrizio Romano, segnerà comunque, andrà a firmare, in realtà, perdonatemi, firmerà un contratto, quindi firmerà un rinnovo di contratto alla Juventus a giugno, ovviamente, fino al 2028, ok? Frosinone riporta proprio Romano, aveva l'accordo con il ragazzo per quanto riguarda il prestito, ma la Roma praticamente ha cambiato tutto. Cioè il ragazzo a un certo punto, nonostante avesse l'accordo con il Frosinone, ha deciso di andare a Roma e la Juventus ha deciso di mandarlo lì. Allora, io sono un po' perplesso su questa cosa, perché, premessa, io trovo che Hausen sia un giocatore clamoroso. Qualsiasi talento difensivo negli anni, secondo me, che io abbia visto è inferiore a lui. Cioè, un giocatore che negli ultimi anni, secondo me, rappresenta uno dei migliori talenti in generale in quel ruolo là. È normale che mi sarebbe piaciuto vederlo più al Frosinone, vi dico la verità, ma per vari motivi, per varie ragioni. Io penso che lui al Frosinone avrebbe potuto avere una sintonia maggiore. Al Frosinone ci sono anche Sulè e Barrenechea, quindi avrebbe potuto creare questo gruppo interno, insomma, molto molto particolare. È un giocatore che a me sarebbe piaciuto vedere al Frosinone. Alla Roma, giustamente, ma è una squadra più grande del Frosinone, è una squadra che gli può dare sicuramente del tempo per andare da questo punto di vista a lavorare, gli può dare appunto del tempo per andare a migliorare. Però personalmente parlando, questa cosa che io lo devo mandare a Roma perché lui aveva già l'accordo con Frosinone mi ha fatto un po' saltare i nervi. Non che piaccia molto e non che cambia molto la situazione non può cambiare, non è che cambi molto, però è ovvio che, avendo già lavorato con il Frosinone in un certo modo con i giovani, sapendo in che modo il Frosinone tratta i ragazzi, mi sarebbe piaciuto che lui fosse andato lì, però ha deciso di andare a Roma, eccetera, eccetera. Voglio dire una cosa su Hausen. Quando rientrerà a giugno, e questa è una cosa che ve lo dico ora e ve lo dico tranquillamente, quando rientrerà a giugno, mi auguro che torni, insomma, deve migliorare un sacco di cose, perché il ragazzo ha tanto talento, ma deve migliorare un sacco di cose, specialmente dal punto di vista, insomma, dello studio, eccetera, eccetera. Però quando torna a giugno, credo che già ci avremo un giocatore finito, pronto. Già un giocatore fatto per la prima squadra, capite? Non sarà più un giovane talento da lanciare, ma sarà un ragazzo già bello che pronto. Capite qual è il discorso? È un ragazzo, secondo la mia modestissima opinione, già pronto per ricoprire un ruolo importante all'interno della Juve. Ok? Noi abbiamo una situazione difensiva un po' particolare, che noi abbiamo Danilo, Gatti, Bremer che sono i titolari, però se tu togli i tre titolari ce ne sono Rugani. Quindi avere Hausen in più, secondo me, avrebbe rappresentato una novità per quello che è ovviamente, ragazzi, il discorso della Juve, perché comunque metti caso che te se farà male Bremer e Gatti, giochi con Danilo, Rugani e poi il terzo chi è?
devi inventarti qualcosina. Quindi o tu lo tenevi fino a giugno e lo facevi giocare poco, o lo davi al Frosinone, ma ripeto, adesso l'hai data la Roma, mi aspetto la firma di un centrale. Cioè, adesso io mi aspetto che la Juve prenda un centrale difensivo, perché tecnicamente tu sei con quattro centrali per tre posti, e quindi sei rimasto scoperto un po'. Prima ne avevi 5 per 3, adesso ne hai 4 per 3, quindi devi prendere per forza un centrale difensivo, se no rimani scoperto. Cioè, se per caso hai un problema in difesa, io chi metto? Perciò ero contrario già a mandarlo in prestito, però se proprio l'avessi dovuto mandare in prestito l'avrei mandato al Frosinone, perché avevo già ben idea di cosa dovevano fare, l'avrebbero fatto giocare titolare fisso assolutamente. Qui io non so se lui possa giocare titolare fisso, perché la Roma i titolari ce li ha in difesa, sono titolari che attualmente sono più esperti di lui, sono più pronti di lui. Può essere anche che vada a giocare il titolare alla Roma, può essere che lui vada a fare il titolare alla Roma, che possa rappresentare magari un buon giocatore, che possa essere un buon giocatore, però sinceramente parlando io devo capire per quale motivo, insomma, adesso questa cosa. L'importante è richiamarlo, cioè l'importante è richiamarlo a giugno, non facciamo l'errore di mandarlo via e basta, cioè nel senso non commettiamo l'errore che poi magari arriva a giugno e dice no, però la Roma vuole provare l'acquisto, no, cioè non esiste, il ragazzo deve tornare qua a giugno, cioè deve stare qua pronto, fermo e forte, perché non esiste torna a giugno, non torna a giugno, cioè non esiste, ragazzi, questa cosa. Quindi mi raccomando, bocca al lupo tra l'altro a Hausen, che sicuramente ci avrà da fare un sacco di roba, perché comunque adesso lì dovrà reintegrarsi bene. Però secondo me lui, nel momento in cui rientrerà, potrà rappresentare già oggi un giocatore pronto per quelle che sono le esigenze della Juventus, cioè è un giocatore che al momento ha già la capacità di essere un giocatore pronto, secondo me, sotto tutti i punti di vista. Però deve migliorare su tanti aspetti, deve cercare di portare, deve cercare di essere un pochino più pronto nelle varie situazioni, deve cercare di essere maggiormente coinvolto nelle faccende. Certo che a Roma avrà una situazione contrattuale e anche di gioco completamente differente. Perché è normale, io avrei preferito, ripeto, il Frosinone, però a Roma è ovvio che c'è un momento diverso, no? Nel senso c'è una situazione molto diversa a Roma, perché comunque Roma ti chiede maggiori garanzie, ti dà uno sviluppo maggiore, ti ridà un qualcosa di più. Quindi sicuramente, ragazzi, bisogna cercare di comprendere che questo ragazzo talento ne ha, capacità tecniche ne ha, l'unica cosa che dobbiamo cercare di capire è se rientrerà basato oppure no. Fatemi sapere un pochino voi.